Nell'ambito del progetto Musa, vi offriamo questo webinar sulle teorie decisionali di Francesca Marzo. Buon webinar. Grazie a tutti. Insegno alla LUIS proprio economia comportamentale a un gruppo, cioè in un corso che è molto simile, credo, da quel che mi hanno detto, a questa classe, con una formazione molto variegata. Ci sono studenti che vengono da diversi campi e poi tutti si interessano in qualche modo alle scienze del comportamento, perché ultimamente c'è un grande interesse in quello che succede nella teoria comportamentale. Questo perché ultimamente, diciamo dal 2008 in poi, che in termini scientifici è veramente, come dire, da questa mattina, data una grande crisi economica che abbiamo vissuto, si è scoperto che le decisioni economiche non vengono prese utilizzando i modelli economici tradizionali. Cioè, si è scoperto che sia come descrizione che come prescrizione del comportamento umano, i modelli scientifici della teoria economica neoclassica non possono funzionare, perché non si basano sull'essere umano com'è, ma si basano su un ideale di essere umano che è il cosiddetto Homo economicus. Ecco, noi siamo andati a studiare invece l'uomo reale, nel senso da allora, in realtà diciamo dalla metà degli anni del Novecento in poi, si è iniziato, anche grazie a uno dei pionieri di questi studi, Herbert Simon, si è iniziato a interessarsi di questo. Ora, io oggi vi ho fatto questa introduzione un po' storico di storia della scienza, però cercherò di essere un pochino meno teorica, insomma. Nel poco tempo che abbiamo a disposizione cercherò di concentrare più sui contenuti più specifici del decision making, senza andare troppo sulla teoria, però qualche riferimento lo faremo. Per farlo mi avvarrò dell'utilizzo del nostro PowerPoint, che cercherò di condividere con voi, quindi vedrete meno la mia faccia e più le mie slide. Se questo va bene, Federica, può andare? Sì. Ok. Allora, come posso fare? Devo condividere lo schermo? Sì, Sì. share e condividi lo schermo. Condivido lo schermo che deve essere. Ok, ci sono. E share. Ok. C'è. E invece mi vedete lo stesso se non sbaglio, vero? Non... Lateralmente, sì. Ottimo, va bene, meglio così. E, allora, come dicevo, farò un'introduzione al decision making, ai processi decisionali o di giudizio, insomma, ci sono vari modi per chiamarlo. E, Federica ha fatto riferimento a soft skills perché in realtà tutto questo che viene studiato in ambito scientifico può essere anche riportato in termini di capacità decisionali, capacità di prendere delle decisioni in maniera un po' più consapevole, e quindi questa soft skill di riuscire a decidere con... però non mi fa andare avanti con le slide. Eccoci. Allora, ovviamente questi studi sono stati... portati in auge soprattutto da studi di marketing. Ora qui vediamo un'immagine di Mad Men, una serie TV molto interessante su i primi pubblicitari della storia, che chiaramente per primi tutto il marketing e tutta la pubblicità ha sfruttato, sono stati i primi a sfruttare gli studi sulle scienze comportamentali e le decisioni, il giudizio
non razionale, non propriamente razionale. Per ora lasciatemi il termine così generico, poi vedremo un po' più approfonditamente di che cosa si tratta. Ma le scienze comportamentali vengono utilizzate da tanto tempo anche per delle decisioni in ambito medico, per esempio. Un esempio banale è quello di come rimuovere un cerotto da una parte del corpo, e si pensava che farlo tutto insieme in un momento fosse l'idea migliore, ma studi sperimentali comportamentali sulla percezione del dolore in particolare hanno evidenziato come quando aumenta il tempo, raddoppia il tempo, non raddoppia l'intensità del dolore, e quindi in questo modo si è iniziato a pensare che forse fosse meglio staccare il cerotto un po' alla volta. Questi sono studi appunto della percezione umana, e siccome l'obiettivo dell'infermiera in questo caso quello di far soffrire il paziente il meno possibile, il focus sul paziente era capire quindi che cosa lo facesse soffrire di più o di meno. Mentre prima si andava per intuizione su una teoria, su degli assiomi teorici, poi con le scienze comportamentali si è iniziato a scoprire invece la risposta effettiva del corpo e del cervello degli esseri umani. Ma le scienze comportamentali vengono utilizzate sempre di più anche per motivazioni di tipo sociopolitico, cioè cercare di capire come indurre le persone, fare in modo che le persone facciano ciò che è bene per loro. Per esempio, studi comportamentali sono quelli che in particolari zone del mondo in cui c'è la malaria hanno cercato di trovare il modo migliore per convincere le persone ad utilizzare le reti anti-zanzara. E quindi, rispondendo ad alcune domande, ipotesi per gli esperimenti, si è andata ad indagare come le persone erano portate a prendere alcune decisioni anziché altre. Per esempio, la domanda, rispondendo a una domanda del tipo: se le persone devono pagare per una rete, la utilizzeranno e la compreranno, oppure se non devono pagare, allora avranno più propensione all'utilizzo della rete. E insomma, in qualche modo le domande a cui si risponde con le scienze comportamentali è qual è il modo più efficace per aumentare alcuni comportamenti nella popolazione in modo tale che la popolazione faccia ciò che è giusto e ciò che fa bene. Allora immaginate in questo momento quanto tutto questo possa essere cruciale. Si è studiato come convincere le persone ad aumentare i gradi di scolarizzazione, come permettere alle persone, cioè permettere una diffusione più sistematica e diffusa di un'adeguata copertura vaccinale. E in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, io personalmente faccio parte anche di una task force che sta cercando proprio giorno per giorno, ora per ora si può dire, di capire come indurre le persone a fare ciò che è richiesto. Non è così semplice, perché quando le cose cambiano così velocemente l'approccio comportamentale richiede esperimenti e richiede uno studio sistematico, e in questo momento stiamo più che altro annaspando, cercando delle possibilità, quindi forse potremo adesso cogliere le occasioni per poi sperimentare in futuro, e la prossima volta ci troveremo, speriamo mai, in una situazione di questo tipo, avere una risposta precisa. Comunque andiamo avanti. Diciamo che quello che si è sempre saputo in qualche modo, che si vede anche in tantissimi casi, è che il nostro cervello interpreta le informazioni che
derivano dal mondo in maniera differente, in maniera viziata, in qualche modo deformata, e quindi ci induce a credere o ad agire, quindi, cioè, dopo il credere anche ad agire in modo differente. Per esempio, le illusioni ottiche, che sono studiate da tantissimo tempo nella cognizione, ci permettono di identificare in immagine come quella che vi sto sottoponendo il fatto che normalmente la mente umana tende a modificare la realtà che ha davanti a seconda del contesto in cui è inserita. Per esempio, queste due torri sono esattamente identiche, ma nella nostra mente appaiono una più e una meno inclinata. Immagino che lo vediate quanto lo vedo io, invece sono esattamente due immagini identiche. Lo stesso per questa strada: a seconda del contesto, la strada alla nostra destra sembra più inclinata, la strada alla nostra sinistra sembra più dritta, e in realtà sono esattamente le immagini identiche. Questo cubo chiaramente non è soltanto un'inclinazione, non è soltanto la forma degli oggetti che noi vediamo differentemente da come sono, ma anche i colori, per esempio, a seconda, sempre immaginate, del contesto in cui si trovano. Il cubo centrale nella faccia superiore, il quadratino centrale nella faccia superiore del cubo, il quadratino centrale nella faccia verticale del cubo, sono chiaramente ai nostri occhi di due colori differenti, quello sopra è marrone, quello in verticale è arancione. Invece, quando si elimina il bias della nostra mente, ho anticipato una parola chiave, quando si elimina questa distorsione, vediamo che sono esattamente dello stesso colore, eppure noi continuiamo a vederli di colore differente, nonostante sappiamo che sono dello stesso colore. È quasi un effetto placebo. Un altro esempio è il fatto che quando è così vediamo chiaramente due colori differenti, la parte superiore e la parte inferiore di questo oggetto. Appena li dividiamo, i colori diventano gli stessi. È sempre un contesto ecco un altro esempio, quello delle uova. Chiaramente queste uova ci appaiono di colori differenti, ma in realtà sono tutte color uovo, che sovrapposti da colori differenti tendiamo a modificare. E lo stesso, infine, questi due tavoli, un classico esempio dell'illusione ottica, sono due tavoli che ci appaiono chiaramente differenti l'uno dall'altro, ma in realtà se lo andiamo a dividere con quadrati, notiamo che hanno esattamente lo stesso numero di quadrati al loro interno, quindi non c'è uno più lungo e uno più largo, sono esattamente identici. E quindi noi abbiamo questo deformazione della percezione. Io le sento. Tutto ok? Sì. Proviamo a vedere questo test, se parte l'immagine, seguite le istruzioni e poi vediamo un po' insieme. This is an awareness test. How many passes does the team invite? Sto facendo un test, che cazzo. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Ok, questa era una pubblicità per stare attenti ai ciclisti in strada. È l'idea di avere una consapevolezza dello scenario. Se qualcuno ci indica qualcosa, allora noi riconosciamo
ciò che accade. Se però invece veniamo convinti in qualche modo a focalizzarci su uno degli aspetti di ciò che stiamo vedendo, molte delle cose che accadono non le percepiamo, ma non le percepiamo in realtà in maniera consapevole, perché c'è un livello del nostro cervello che percepisce. E infatti le risposte a questo test sono molto interessanti, perché a un certo punto nel conto dei passaggi c'è un gap, nel senso che se viene chiesto ai soggetti di contare ad alta voce i passaggi nel team bianco, nel momento in cui entra in scena l'orso, che poi andrà a fare il moonwalking, si rallenta il conto. E arriviamo, è più o meno verso il quinto passaggio, e a quel punto c'è un gap tra il 5 e il 6, il soggetto rallenta la risposta. Quindi vuol dire che poi non percepisce a livello consapevole l'arrivo dell'orso, però il nostro cervello lo registra in qualche modo. E ora vedremo perché è importante. C'è un altro esempio di questo tipo, però magari questo avrete modo di vederlo nelle slide che poi metteremo a disposizione, però non mi volevo soffermare su questo, volevo più che altro andare sull'idea del perché avviene tutto questo. Avviene per la nostra conformazione dell'apparato visivo, e quindi come i nostri organi percettivi, visuali, sono collegati con il nostro organo di interpretazione della realtà, che è il cervello. Ma in realtà non è solo questo. In realtà, per capire quello che accade, dobbiamo in qualche modo andare a fondo con questa domanda. Per capire quello che accade nel nostro cervello quando noi percepiamo, e per capire come decidiamo a quel punto. E per avere un'idea bisogna rispondere a questa domanda: che cos'è la razionalità? Ed è una domanda fondamentale a cui da sempre, da quando la scienza della decisione, la teoria decisionale è iniziata, da quando hanno iniziato a fare studi di questo tipo, la domanda cruciale era questa: che cos'è la razionalità? Cos'è razionale? E chiaramente la risposta più ovvia è che è razionale Superman, cioè l'homo economicus, cioè quel soggetto che è in grado di prendere delle decisioni in maniera scientifica, diremmo. Ma in realtà vi stupirà sapere che è razionale anche Homer Simpson. E al di là di quello che noi immaginiamo, la razionalità umana ha bisogno di entrambe queste versioni, di Superman e di Homer Simpson. Perché, come ci insegna Kahneman nel suo libro, che io vi suggerisco caldamente perché è un libro un po' la somma per capire il decision making, come noi decidiamo, è quello di Kahneman, che si chiama Thinking Fast and Slow, in italiano tradotto con pensiero lento e pensiero veloce. E l'idea è che noi decidiamo, prendiamo decisioni in base a due sistemi che interagiscono nel nostro processo decisionale. Ci sono diversi studi su questo che stanno approfondendo la relazione tra il sistema 1 e il sistema 2. In realtà Kahneman sosteneva che probabilmente quando entra in gioco un sistema, l'altro viene surclassato e messo da parte. In realtà è un po' più complessa la relazione, come si sta vedendo dagli ultimi studi. E in ogni modo questi due sistemi comunque hanno a che fare con le nostre decisioni, perché quando noi stiamo decidendo, o uno o l'altro dei sistemi prende il sopravvento, ma l'altro interagisce e quindi lo mitiga l'effetto del sistema. Cosa sono questi sistemi? Allora, il sistema 2, e lo chiama così Kahneman perché è il sistema che viene dopo, è il sistema più lento ad entrare in gioco, è quello riflessivo, impassibile, meditato, quindi ha bisogno di un tempo più lungo
per entrare in gioco. Cognitivamente richiede uno sforzo molto, molto alto, quindi è come dire, c'è in gioco parecchio lavoro del nostro cervello, consapevole, e quindi è in grado di parlare dell'orso che fa moonwalking perché lo riconosce, se mai fosse successo, deduttivo, e quindi in qualche modo fermo. Dall'altra parte c'è il sistema 1 invece. Il sistema 1 è un sistema legato all'intuitività, legato all'emozione, quindi a ciò che proviamo, al nostro livello emotivo, e quindi ha una risposta molto più spontanea a livello decisionale, cognitivamente facile proprio perché richiede poco tempo per entrare in gioco, non deve essere elaborato cognitivamente un processo, ma deve essere molto veloce e quindi necessariamente molto facile. E spesso inconsapevole, è il momento in cui entra l'orso dentro il campo da gioco, non siamo consapevoli di quello perché non abbiamo focalizzato la nostra intenzione su questo, però lo percepiamo, inconsapevolmente lo percepiamo. E infine induttivo, cioè invece di andare da un livello teorico a un livello concreto, si parte dalla realtà, da quello che accade nella realtà. Quindi chiaramente sia il sistema 1 che il sistema 2 entrano in gioco nelle nostre decisioni, e entrambi questi sistemi fanno sì che noi ci possiamo definire razionali. In realtà entrambi questi sistemi, entrando in gioco, fanno sì che le nostre risposte a dei quesiti molto di base vengono modificate rispetto alla nostra percezione razionale, e in realtà non solo modificano la nostra risposta, ma anche una volta attivate determinate risposte, bisogna comunque fare uno sforzo cognitivo per andare a trovare la risposta corretta. Vi faccio un esempio. Quindi stiamo andando dalle illusioni ottiche alle illusioni più cognitive e più legate appunto alle decisioni. Se una pentola e un coperchio costano insieme 1,10 euro, la pentola costa 1 euro più del coperchio, quanto costa il coperchio? Chiaramente l'idea è, noi dividiamo il quesito in una schema di questo tipo a livello cognitivo, e a quel punto diamo una risposta scorretta, perché se diciamo 1,10, a quel punto abbiamo in realtà 1,10 più 10, 1,20. Quindi se diciamo che il coperchio costa 10 centesimi, come ci viene in mente questo segnato in rosso, in realtà la risposta è sbagliata. Questi sono dei giochi molto di base, che anche nei concorsi, in diversi concorsi pubblici ormai mettono nei test di logica, perché comunque la nostra risposta andrà sempre verso quello 0,10 in questo esempio. Noi siamo cognitivamente portati a rispondere quello. Poi ci fermiamo e diciamo no, in realtà la risposta è 0,5. Perché entriamo in tilt se rispondiamo in maniera veloce e intuitiva, quindi il sistema 1. In questo caso noi dobbiamo sempre richiamare il sistema 2. Entra in gioco automaticamente il sistema 1, stiamo per utilizzarlo, lo fermiamo e rispondiamo ragionandoci sopra, e quindi rispondendo col sistema 2. Ma l'attrattore, io lo chiamo train attractor, in realtà sono sempre degli attrattori, in realtà siamo sempre portati a rispondere in questo modo, così come alla domanda se 5 macchine impiegano 5 minuti a fabbricare 5 arnesi, quanto tempo impiegano 100 macchine a fabbricare 5 arnesi, viene da rispondere 100, invece è sempre 5. E anche lì io è da tempo che utilizzo intuitiva e sbagliata. Stessa cosa, in un lago c'è una macchia di ninfee, ogni giorno le dimensioni della macchia raddoppiano, se ci vogliono 48 giorni affinché
la macchia ricopra l'intero lago, quanto tempo ci vuole perché la macchia ricopra metà lago? Intuitivamente lo sappiamo tutti che è sbagliato, ma viene da rispondere 24, e sappiamo che la risposta corretta è 47, ma noi siamo attratti da quel 24. In qualche modo Homer Simpson, mentre mangia la ciambella, è sempre lì pronto a dire 24, però invece Superman lo ferma e gli dice no, aspetta, è 47. Questi sono esempi di come il sistema 1 e il sistema 2 entrano in gioco e interagiscono per dare delle risposte ragionate a dei quesiti, quindi per come noi decidiamo la risposta. Questo perché noi quindi abbiamo qualcosa che agisce nel nostro cervello che non era mai stato considerato quando parliamo di razionalità. E che per fortuna ormai da Herbert Simon, che nei suoi anni 50 ha iniziato a lavorare ai suoi algoritmi, in particolare a quello di satisfacing, abbiamo iniziato a modellare il concetto di razionalità verso un essere umano più reale. E l'essere umano più reale è quello che si porta a sperimentare. Prendiamo i soggetti e gli facciamo rispondere ad alcuni quesiti, oppure li portiamo in laboratorio e li facciamo interagire attraverso computer, oppure vediamo nel field, come si dice, nel campo, che cosa accade in determinati contesti, modifichiamo il contesto per testare risposte diverse dell'utente e dei soggetti. E uno di questi esperimenti che ha portato all'identificazione di diverse cose che entrano in gioco in questo sistema 1 e che noi possiamo sfruttare a nostro favore nelle decisioni è questo, un famoso esperimento fatto da Lowenstein, Ariel e Pelek, che sono tre studiosi che si occupano di teoria delle decisioni. Ed è un esperimento in cui i soggetti venivano chiamati a scrivere il proprio numero di cellulare, le ultime due cifre del proprio numero di cellulare su un foglio. Una volta scritte queste due cifre, ognuno alla propria, immaginate, dovevano rispondere a delle domande per diversi oggetti che vedete qui elencati. La domanda era se fossero disposti a comprare quel determinato oggetto per gli euro corrispondenti alle ultime due cifre del proprio numero di cellulare, e se nel caso in cui la risposta fosse negativa a questo primo quesito, rispondere a quanti euro fossero disposti invece a comprare questo oggetto. Abbiamo un vino di media qualità, una scatola di cioccolatini, una penna da 16 GB, un libro d'arte, un disco esterno da 750 GB e un vino di alta qualità. Ora, la cosa straordinaria, in genere sarebbe bello fare questi test anche in classe, però vabbè, oggi non c'è permesso, magari anche Zoom potrebbe permettercelo in qualche modo, ma cerchiamo di essere più sintetici. E l'idea è questa: quando diamo delle risposte, delle valutazioni su dei beni, soprattutto su dei beni con cui non abbiamo familiarità, il nostro cervello fa sì, il nostro sistema 1 fa sì che la nostra risposta sia in qualche modo collegata a un numero che in qualche modo ci è stato posto all'attenzione. In questo caso si tratta delle ultime due cifre del cellulare. In un altro esperimento si trattava di valutare quanti paesi africani facessero parte dell'ONU. E prima di dare una risposta, i soggetti dovevano girare una ruota della fortuna, che loro non sapevano, ma in realtà era truccata a poter cadere soltanto sul numero 11 e sul numero 76. E i soggetti che andavano sul numero 11 valutavano un certo numero in genere di paesi appartenenti all'ONU dell'Africa, e quelli che finivano sul 76 ne valutavano un altro, e in genere i primi
andavano verso un numero molto basso, i secondi andavano verso un numero molto alto. E lo stesso accade con i nostri cioccolatini, i nostri vini, la nostra penna USB e gli altri oggetti in questione. E perché vedo delle linee verdi? Vedete anche voi delle linee verdi sopra lo schermo? Sì, sì. No, non è voluto, non so chi l'ha fatto. Comunque, in ogni modo, se vedete quello come me lo schermo, si evidenzia che la tendenza è a non discostarsi di troppo dal valore stabilito, in particolare quindi dalle cifre del cellulare. I partecipanti separati, vengono separati in due categorie, e chi ha il numero sopra 50 e chi ha il numero sotto 50, insomma il numero sopra 50, i soggetti con il numero sopra 50, le ultime due cifre sopra 50 sono quelli in azzurro, e quelli con il numero sotto 50 sono raffigurati nell'istogramma rosso. Ora, quello che si evidenzia in diversi studi, qui vi ho riportato alcune di questi studi, ma vedete, la tendenza è sempre la stessa. Cioè, succede che il numero del nostro cellulare, se è superiore a 50, ci porta a dare delle risposte più alte e quindi a valutare quegli oggetti con un valore più alto. Se il nostro numero di cellulare è inferiore a 50, tendiamo a valutare gli oggetti con un valore più basso. Soprattutto, dicevo, con gli oggetti con cui non abbiamo familiarità, quindi per cui non abbiamo una consapevolezza che ci richiama il sistema 2 in gioco. Ok? Perché se usiamo molto, qui era stato fatto, sono esperimenti fatti qualche anno fa e quindi venivano utilizzate molto le penne USB, io li ho fatti con i miei studenti all'università e ho ottenuto risultati molto diversi, perché i miei studenti non avevano idea di che cosa fosse per esempio un disco esterno e quindi davano dei valori totalmente a caso, totalmente legati al proprio numero di cellulare sui dischi esterni, su libri d'arte, su vino di alta qualità. E, che cosa succede quindi? Lo so, è difficile crederci, in realtà è un tipo di esperimento che lascia sempre un po' perplessi, perché uno dice, ma no, ma non è possibile, noi non possiamo legare questi valori, queste valutazioni dei beni a un numero come il nostro cellulare, sappiamo tutti che non c'entra niente il nostro numero di telefono con questo. Ed è la stessa risposta che hanno risposto, che hanno dato degli studiosi di economia in una conferenza, quando inizialmente sono stati sottoposti a una cosa di questo tipo. Loro erano in America, era un congresso in America, e gli veniva chiesto invece del numero di cellulare le ultime due cifre della loro card, della loro social card. Loro ce l'hanno in cifre, noi ce l'abbiamo in lettere, e quindi non si può fare. Loro lo facevano con quello, erano tutti consapevoli che non c'entrava niente, eppure noi siamo ancorati a questo. E infatti quello che entra in gioco si chiama euristica dell'ancoraggio, cioè noi formuliamo le stime partendo da un valore iniziale, e quel valore iniziale può avvenire nella nostra mente in qualsiasi modo, come formulazione di un problema o il risultato di un calcolo parziale o la sveglia che abbiamo guardato stamattina e poi non ci sono venuti altri numeri, o la pagina del libro che abbiamo memorizzato perché siamo arrivati là e quindi abbiamo memorizzato quella pagina. Insomma, sono dei numeri che in qualche modo arrivano alla nostra mente, e se noi subito dopo veniamo richiesti, se ci viene chiesto subito dopo di valutare, stimare il valore di qualcosa, la nostra risposta sarà necessariamente e sempre legata in qualche modo a questo qualcosa, a questo numero che abbiamo nella testa. La cosa interessante è che
ci discosteremmo anche da quel numero, proprio perché siamo persone in grado di capire che non possiamo essere legati a questi numeri, non possiamo avere questo, la nostra valutazione non può essere legata a questo numero. Discostandoci in qualche modo rimaniamo legati, siamo ancorati a quel numero, proprio perché se ci abbiamo nella testa il 32 e dobbiamo dare una risposta, quel 32 non ci si toglie dalla testa. E la nostra risposta o ci si avvicina o ci si allontana, ma in qualche modo è legata a quel numero. Quindi l'euristica dell'ancoraggio è un'euristica da cui non c'è via d'uscita ed è infatti molto molto utilizzata in marketing e come per esempio in tutto il sistema degli sconti e delle vendite promozionali. Perché una volta che abbiamo un numero in testa, qualsiasi nostra stima sarà legata a quel numero, anche volendocene discostare. Spero che sia chiaro, non riesco ad avere un feedback, quindi non ho idea di quale sia la risposta del... appaiono nuove righe verdi nel frattempo. Non so perché, non sono volute, sono a caso. Magari è il tuo mouse. Hai il... Non ho mouse. Non hai mouse? Perché non ho mouse, sto usando i tasti. È l'edizione, c'è la matitina in basso nelle slide, vedi? A sinistra, la matitina. Serve per evidenziare il testo in qualche modo. Ah, automatica mi è scritto infatti. ma come posso disattivarlo? Vabbè, ce l'avremo così. No, però è rossa. La matita è rossa, qui sono strisce verdi. A saperlo, ma non si sa. Comunque vabbè, io tra l'altro sto usando i tasti, quindi e va bene, ogni tanto appariranno delle righe verdi, ma non vogliamo che ci siano. Allora, vi ho parlato, vi ho introdotto l'euristica dell'ancoraggio per legarci direttamente a questo discorso tra sistema 1 e sistema 2. Spero che sia chiaro che non abbiamo via d'uscita da questa euristica. Si chiama Anchoring Heuristics ed è veramente impossibile uscirne. Come è impossibile uscire da tantissime euristiche nella nostra mente? Che cosa sono le euristiche però? Perché ne ho parlato, l'ho introdotta, ma non vi ho spiegato che cos'è. Allora, l'euristica, il concetto di euristica deriva dal greco euriskein, che vuol dire trovare, scoprire. Ora, qualcuno di voi che sa il greco meglio di me avrà un modo per dirlo meglio, però il significato è quello, scoprire, trovare, quindi già dà un'idea di che cosa sia, e sono dei sistemi che il nostro cervello utilizza per trovare soluzioni adeguate ai problemi in condizioni di risorse limitate. Grazie a Herbert Simon negli anni 50 ha introdotto questa teoria delle euristiche. Sappiamo che in realtà le nostre risorse sono sempre limitate, abbiamo risorse limitate di tempo, abbiamo risorse limitate cognitive, insomma non abbiamo la possibilità di prendere decisioni in maniera sempre complessa come il sistema 2 richiede, con un'estrema consapevolezza, con un metodo deduttivo, con la calma, con processi cognitivi lenti e complessi. Molto spesso, quasi sempre, diciamo che sono veramente rare le occasioni in cui non abbiamo tutto questo tempo per prendere decisioni e abbiamo qualsiasi risorsa cognitiva richiesta. Normalmente le nostre risorse sono limitate. E quindi che cosa facciamo? Adeguiamo le nostre soluzioni ad una scelta, come si dice, soddisfacente, qualcosa che può andar bene. Quindi in questo modo si può dire che le euristiche, che in qualche modo possono essere definite scorciatoie del pensiero, ecco, la definizione precisa del termine euristica è scorciatoia del pensiero. Non offrono necessariamente una garanzia di soluzione del problema, quindi non sono strategie di ottimizzazione. Quando entrano in gioco le euristiche, non riusciamo a trovare la soluzione migliore al problema che abbiamo di fronte, però d'altro canto ci permettono di dare una risposta.
E infatti sono quel che si dice evoluzionisticamente adattive, perché nel tempo si è evoluta la possibilità degli esseri umani di prendere decisioni e fare anche altro nella vita. Se dovessimo, molto spesso le decisioni sono talmente complesse e davvero quotidianamente sono complesse, che per prendere effettivamente delle decisioni noi dovremmo impiegare più o meno il 90% della nostra esistenza a prendere decisioni. In realtà, per fortuna, c'è altro da fare nella vita, non siamo fermi, e quando io cammino, ora io sto ferma, però normalmente faccio lezione in piedi e mi muovo nella stanza. Se dovessi ogni passo che faccio decidere se mi conviene farlo oppure no, dovrei prendere in considerazione la capacità di chi ha costruito il pavimento, quindi avere delle testimonianze che chi ha costruito il pavimento era in grado di farlo, aveva i macchinari adatti e aveva le conoscenze per farlo, e quindi avere fiducia in un sistema che mi permette di camminare. Ma io, quando faccio un passo, non lo penso questo, non penso a questa cosa. Se qualcuno mi isola in casa perché c'è un'epidemia, una pandemia in corso, dovrei, prima di decidere di restare in casa, chiedermi se c'è un altro motivo alla base di questa decisione, se l'ente, il governo che mi obbliga a farlo, non ha altri fini ed altri scopi. Insomma, dovrei prendere delle informazioni, racimolare delle informazioni, e tutto questo mi impedirebbe di rinchiudermi in casa in tempo adeguato. Quindi in realtà quello che noi facciamo, usiamo delle euristiche, non prendiamo le decisioni in maniera completa come Superman vorrebbe, ma come Homer facciamo in modo che possiamo mangiare la nostra ciambella oltre a prendere decisioni. E vabbè, questo esempio è ovviamente molto delicato, però è giusto parlarne, nel senso che in qualche modo dobbiamo avere fiducia in quello che ci circonda, per riuscire poi ad essere adattivi evoluzionisticamente, altrimenti dovremmo ogni volta ripartire da zero e quindi prendere una decisione da principio. E anche mentre sto parlando a voi, per fare un altro esempio, per decidere quale parola utilizzare, quale frase dirvi nel prossimo periodo, dovrei calcolare che cosa mi conviene, dove devo andare, qual è il punto che voglio toccare. E invece no, io utilizzo una parola in maniera euristica, pensando che poi avrò il modo poi di adeguare in qualche modo, e in questo modo posso anche parlarvi e descrivervi quello che ho in mente, altrimenti starei ferma a cercare di capire qual è la parola giusta da dirvi. Spero che sia abbastanza chiaro il concetto di euristica, che è evoluzionisticamente adattiva. Ma il fatto che un'euristica non offre necessariamente una garanzia di risoluzione del problema e quindi non permette delle scelte ottimali, ci porta a capire perché il concetto di euristica è sempre, sempre, avrei detto spesso, ma diciamo che è sempre legato, adesso uso la penna, ho deciso, no, non me la fa usare. Lo volevo usare, ma no. Vabbè. Perché è stata deselezionata adesso. Prova a ripremere sull'icona della penna. Ce l'ho. Penna. Forse ce l'ho. Ecco. Adesso lo sto usando. Euristica e bias. Nel senso che le euristiche sono ormai sempre, sempre unite al concetto di bias. Che cosa sono i bias? I bias sono quelli che vengono definiti, sempre per avere una definizione chiara e precisa, errori sistematici. Nelle nostre decisioni, nel nostro ragionamento, nei nostri processi decisionali e cognitivi,
noi siamo sempre soggetti ad errori sistematici. Quindi non errori che capitano semplicemente perché c'è qualcosa di sbagliato che possiamo interpretare, ma sono semplicemente errori dovuti al nostro modo di ragionare, alle nostre euristiche, alle scorciatoie che noi prendiamo. Ce ne sono tantissimi. Esiste una catalogazione delle euristiche e dei bias in cui ormai migliaia di euristiche vengono catalogate e studiate. E qui ve ne riassumo tre. Tre perché sono le tre euristiche più utilizzate e che più si legano poi ai nostri studi sulle decisioni, e sono l'euristica dell'ancoraggio, l'euristica della rappresentatività e l'euristica della disponibilità. Allora, l'euristica della disponibilità, abbiamo visto poco fa, adesso andando troppo indietro, abbiamo visto l'euristica dell'ancoraggio, ma anche se velocemente, ma in questa lezione introduttiva dobbiamo essere un po' superficiali, poi i dovuti approfondimenti, se volete, posso suggerirvi alcune letture per farli anche in maniera autonoma, a secondo dei vostri interessi anche. Vediamo adesso l'euristica della disponibilità. L'euristica della disponibilità è molto simile all'euristica dell'ancoraggio, però invece di essere utilizzata in fase di stima di valori, si usa in fase di stima di probabilità. Quindi invece di avere un task, avere un compito di valutazione di alcune stime, di alcuni valori generici, noi siamo chiamati ad avere un'idea, a dare una risposta riguardo alla probabilità o meno che un evento si verifichi, che qualcosa accada anziché un'altra e così via. Quindi consiste in particolare nel giudicare la frequenza di una classe oppure la probabilità che un evento accada in base a quello che sempre ci può venire in mente. Quindi esattamente come il numero che avevamo nella testa e le cifre del nostro cellulare o la sveglia la mattina o il libro che stavamo leggendo o la ruota che gira e ci cade in due numeri distinti, in questo caso noi nella testa abbiamo un evento, una probabilità, qualcosa che è accaduto. Questa disponibilità nella nostra testa fa sì che la risposta di valutazione delle probabilità si leghi a quella cosa che abbiamo nella mente, quindi alla facilità di recupero dei casi in memoria e la costruzione all'immaginazione di casi differenti. E normalmente non diamo dei giudizi molto generici, ma normalmente sono dei giudizi molto accurati, quindi tendiamo anche a dare delle risposte molto precise legate a questa disponibilità che abbiamo nella nostra mente. Per fare un esempio, gli investitori sono più propensi a comprare stock che richiamano l'attenzione, quindi che compaiono spesso nelle news o che vengono spesso nominati nelle stock option. Questo è un esempio di puramente di finanza comportamentale, che tra l'altro ve lo dico tra parentesi, è una delle cose degli studi più all'avanguardia delle scienze comportamentali, è uno dei primi studi, come vi dicevo, che hanno preso in maniera sistematica l'utilizzo delle scienze comportamentali, proprio perché con la crisi del 2008 avvenuta nei mercati finanziari si è cercato delle risposte nelle scienze comportamentali e sono anche quelli più all'avanguardia, dove di più vengono utilizzati i sistemi, questa distinzione, queste euristiche per indurre le persone a decidere quello che si vuole che loro decidano. Un altro esempio è quello molto banale in cui noi siamo portati a verificare, a immaginare la possibilità che un evento, che un
un terremoto sia la causa di morte nostra o dei nostri cari, molto di più dopo che un evento catastrofico è stato mostrato, per esempio, nei media. Un terzo esempio: in una situazione di emergenza sanitaria, il focus dei media porta a non considerare altri aspetti correlati se non con uno sforzo cognitivo consistente. Quindi il sistema 1 velocemente dà una risposta e poi in un secondo tempo il sistema 2 fa in modo che ragioniamo di più sul, per esempio, sull'adeguatezza o meno del sistema sanitario in casi di emergenza. Infine ci sono le euristiche per la categorizzazione, che sono le euristiche che fanno sì che noi capiamo che cosa abbiamo di fronte senza necessariamente avere una conoscenza completa dell'oggetto che abbiamo di fronte. In particolare questo è legato proprio alla nostra strutturazione della conoscenza, come la conoscenza è strutturata nella nostra testa. I concetti sono organizzati nella nostra testa sulla base di tratti semantici più o meno caratteristici di quel concetto, di un determinato concetto, e questi tratti semantici più caratteristici sono chiamati tratti prototipici della mente. Noi nella mente abbiamo tratti prototipici per ciascun oggetto. Spesso concetti diversi hanno tratti semantici comuni e questo ci porta a degli errori sistematici nell'identificazione di un concetto rispetto ad un altro, un'occorrenza rispetto ad un altro. Qui c'è un esempio che poi vi invito a guardare della differenziazione tra il concetto di uccello e il concetto di mammifero, i tratti semantici in comune, i tratti prototipici in comune in particolare. E, comunque l'idea che deve rimanere è che la struttura della conoscenza è fondamentale nei processi di categorizzazione. Quindi, che cosa facciamo? Noi abbiamo un'istanza di qualcosa di fronte, il soggetto velocemente valuta quanto i tratti semantici presenti sono caratteristici del concetto considerato e lo fa semplicemente in maniera sufficientemente esaustiva, quindi non andando a vedere tutti i tratti di quel soggetto, ma semplicemente prendendo quelli prototipici e cercando di capire se coincidono. E questo ci permette, per esempio, se incontriamo un cane per strada, di capire immediatamente che quello che stiamo vedendo è un cane e non un gatto, sebbene abbiano molti tratti in comune. Non abbiamo delle difficoltà a distinguerli perché andiamo a focalizzarci su quelli prototipici ed è anche il modo in cui rispondiamo alla domanda. Se ci dicono che un animale acquatico che non sa volare è un animale col becco che depone le uova e ci chiedono è un uccello, la risposta probabile alla prima domanda è no, la risposta probabile alla seconda domanda è sì, proprio perché in genere abbiniamo i tratti prototipici alla nostra risposta, però come sappiamo ci può indurre in degli errori e questi sono gli errori, per esempio, che Kahneman e Tversky hanno evidenziato nel loro esperimento su Linda. Linda è un soggetto immaginario che Kahneman e Tversky sottoponevano, la cui descrizione veniva sottoposta in termini di storytelling poi ai soggetti. Linda ha 31 anni, è single, è una persona molto brillante, si è laureata in filosofia e quando era studentessa era molto impegnata nei movimenti per la discriminazione e la giustizia sociale e partecipava frequentemente alle manifestazioni contro il nucleare, se non sbaglio. La domanda era: secondo te Linda è un'impiegata di banca o Linda è un'impiegata di banca impegnata nel movimento femminista? Molti rispondevano due anziché uno, cadendo così nella fallacia della congiunzione, cioè che due eventi si verifichino contemporaneamente anziché uno dei due, con più probabilità, è chiaramente una fallacia, ma in realtà questo è dovuto proprio alla nostra euristica di categorizzazione, perché venivano presentati, Linda veniva presentata con tratti semantici prototipici dell'impiegata femminista e con pochi tratti semantici prototipici dell'impiegata e quindi la risposta veniva fallata in questo modo. In qualche modo veniva fatto un frame del problema a cui noi dovevamo rispondere. Ed ecco qui la grafica relativa a questo frame dei tratti prototipici.
Questo è un elenco di tutte le varie euristiche che vi dicevo sono studiate e dell'influenza comportamentale di queste euristiche, se volete potrete approfondirlo, e vediamo invece adesso come tutte queste euristiche, cioè sia quelle che vi ho appena presentato, i vari effetti che vengono di conseguenza, possono essere utilizzati per indurre le persone a prendere delle decisioni anziché altre. Questi sono dei grafici che mostrano la frequenza della donazione di organi. Nel caso A, il 99,9% degli individui opta per la donazione degli organi, nel caso B, soltanto 12. Questo caso A e questo caso B non sono altro che Austria e Germania. Ci sembrerebbero paesi del tutto diversi, in realtà sono paesi confinanti, parlanti per lo più la stessa lingua, molto simile, e quindi anche con una cultura molto simile. Ma com'è possibile allora che in Austria il 99,9% della popolazione è disposta a donare i propri organi e in Germania solo il 12%? Grazie a un semplicissimo meccanismo che sfrutta le euristiche, quello di opt-out e quello di opt-in. Nel senso che nel primo caso in Austria la condizione di base è quella di essere donatori e solo se non vuoi donare gli organi, allora puoi procedere a una firma di un modulo in cui decidi di non donare gli organi. In Germania è esattamente il contrario, di base nessuno è donatore, se vuoi donare gli organi devi compilare un modulo in cui grazie al quale diventi donatore. Quindi semplicemente utilizzando questa differenziazione abbiamo una risposta totalmente differente da parte della popolazione. Qui aumentando tutti i vari paesi, aumentando gli studi in cui sono stati fatti questi, nei paesi in cui sono stati fatti questi studi, vediamo che è un fenomeno che si verifica in qualsiasi caso, ovunque l'opt-in o l'opt-out viene utilizzato, si hanno risposte totalmente differenti, anche appunto tra Germania, Austria, Belgio, Regno Unito e così via. Che cosa viene sfruttato in questo caso? Viene sfruttato quello che, legato alle varie euristiche, si chiama l'effetto default, anche detto lo status quo bias. Ricordiamo sempre un errore sistematico dello status quo, che consiste nella preferenza per la situazione attuale rispetto a qualsiasi altra possibile. Cioè la situazione attuale viene presa come un punto di riferimento e qualsiasi movimento da quello status quo viene considerato in qualche modo una perdita che uno preferisce non avere. In realtà si tratta proprio di una preferenza per la non azione, e questo porta poi a decidere per noi qualcun altro, perché è il form che decide per noi, e viene utilizzato tantissimo, per esempio nella possibilità di abbonarsi a un'offerta di un giornale online, oppure all'offerta di un giornale online e cartaceo, e tutte le offerte vengono fatte basando appunto la possibilità di scelta, in modo tale che le persone effettivamente decidano di non scegliere e quindi prendano quello che il giornale ha deciso per loro. Poi questo è l'esempio più specifico, in cui la maggior parte delle persone sceglie di avere la versione web e la versione stampata se gli vengono presentate queste tre offerte, e invece se la scelta è soltanto tra due opzioni, esattamente si cambia, si switcha, come si dice nel comportamentale, in una decisione opposta. Sto tornando qui, lo stesso viene utilizzato, l'effetto default viene utilizzato per il pagamento delle tip nel sistema dei taxi, anche oppure nel sistema dei ristoranti, insomma in diversi
condizioni in cui vengono utilizzate le mance, si è passati da un 10% a un 20% di mancia semplicemente modificando la possibilità di averla già scritta il tip, in cui tu devi optare per non avere quella tip ma cambiare la mancia oppure lasciare quella che c'è. Un altro esempio molto, molto importante è quello della disponibilità a condividere informazioni su se stessi su social network, in questo caso su Facebook. Questo è uno studio che è andato dal 2005 al 2010, in cui, come vediamo, ha iniziato a aumentare in maniera esponenziale la disponibilità a condividere le proprie informazioni, fino ad arrivare ad aprile 2010, in cui qualcosa è entrato, cioè una legge sulla privacy, una consapevolezza maggiore, quindi una possibilità di sfruttare il sistema 1 delle decisioni minore, perché da allora quello che noi condividiamo in rete è molto più sotto il nostro controllo, perché è entrato in gioco il sistema 2. Quindi l'idea è sempre, così per dire, quello di procedere a un debiasing, cioè procedere a un aumento della consapevolezza e quindi diminuzione del bias in cui siamo indotti. Però appunto dal 2005 al 2010 tutto questo non avveniva e noi condividevamo di tutto. Lo stesso, questo è un altro esempio sulla disponibilità a condividere informazioni, sull'opt-in e opt-out, sul test dell'HIV, va bene. Comunque, se volete, un altro esempio è quello del drug cost comparison, cioè un medicinale generico o un medicinale con il brand, e se le persone sono portate forzate a scegliere, risponderanno che preferiscono il generico, altrimenti andranno sempre sul brand in maniera appunto di default. L'effetto default è un effetto molto importante, come quello dell'ancoraggio, in qualche modo è sempre legato a un'idea di qualcosa che ci fa star fermi, uno status quo, ed è anche molto legato all'effetto dotazione, che è un effetto studiato sempre da Kahneman e Tversky nella loro Prospect Theory. Non vi ho detto nulla della Prospect Theory, che è stata la grande rivoluzione delle scienze, della teoria delle decisioni, delle scienze economiche e comportamentali, perché è una teoria che per prima ha cercato di portare la risposta emotiva, appunto quest'idea di un pensare veloce e un pensare lento che interagiscono l'uno con l'altro, nelle scienze economiche, quindi nelle decisioni economiche. E diretta conseguenza di questa prospect theory è l'effetto dotazione e l'effetto framing, che vediamo tra un po'. In genere il pregiudizio dello status quo viene attribuito quindi a una combinazione tra l'avversione alle perdite, cioè il fatto che noi piuttosto che perdere preferiamo stare fermi, sommata a questo effetto. Che cos'è l'effetto dotazione, che viene chiamato appunto effetto endowment effect? È un effetto che porta gli agenti a dare più valore ad un bene che già è in loro possesso rispetto a quanto sarebbero portati a valutarlo se quel bene dovessero acquisirlo. E viene studiato in diversi modi. La cosa straordinaria che fa questo effetto dotazione nell'ambito delle scienze economiche è perché per la prima volta l'assunzione tradizionale delle curve di indifferenza che non si intersecano, cioè del fatto che se noi dobbiamo scegliere tra un bene X o un bene Y e stiamo sulla curva di efficienza, nel senso che decidiamo al limite delle nostre possibilità, perché se stiamo sotto la curva, dov'è la penna? Mi serve una penna, no. Vabbè, se stiamo sotto, qua sotto, in qualsiasi zona qua sotto, non siamo al limite, cioè non siamo nell'efficienza. Nell'efficienza vuol dire che dobbiamo scegliere tra avere X e Y su queste curve. Può aumentare il nostro benessere, quindi possiamo aumentare entrambi, ma non abbiamo mai le curve che si intersecano, perché si dice è un fenomeno
legato alla fungibilità del denaro, il fatto che se noi abbiamo un bene o abbiamo il denaro che corrisponde al valore di quel bene, noi siamo contenti esattamente allo stesso modo. L'effetto, l'endowment effect e gli esperimenti fatti sull'endowment effect ci spiegano esattamente che invece le curve si intersecano, perché la dotazione non è più reversibile, cioè avere qualcosa o non averla ci pone di fronte a quel qualcosa in maniera totalmente diversa rispetto a quando non ce l'abbiamo. Quindi qui anche vi invito ad approfondire, se volete, l'endowment effect con l'esperimento che hanno fatto sulle penne oppure sulle tazze di Harvard, perché è stato un esperimento ripetuto negli anni anche molto nell'università di Harvard, e i risultati sono sempre gli stessi. Nel momento in cui abbiamo un oggetto tendiamo a valutarlo di più di quanto lo valuteremmo se quell'oggetto non lo avessimo, perché non ci piace l'idea di perdere, e un oggetto è qualcosa che noi consideriamo come parte di noi appena ricevuto. Quindi che cosa fa questo effetto, questo endowment effect? Ci porta a capire che la teoria assiomatica delle preferenze non funziona, cioè le nostre preferenze non sono complete. Non conosciamo sempre le nostre preferenze, quindi non è vero che possiamo valutare, ma in maniera sistematica, con il sistema 2, quindi molto lento, con la consapevolezza, le nostre preferenze, ma molto spesso siamo istintivi nella risposta delle preferenze, e le nostre preferenze cambiano quando si aggiungono opzioni che non ci interessano. Quindi nel momento in cui io preferisco A a B, ma arriva in gioco C, è possibile che la mia preferenza cambi e io inizio a preferire B a C. Legato a questo cambio di prospettiva sulle preferenze è un altro effetto molto importante, l'effetto alone, che può definirsi come un fenomeno di distorsione cognitiva che ci porta a generalizzare una caratteristica di un oggetto a tutto l'oggetto in generale. Un esempio molto lontano nel tempo, pre-studi comportamentali, è quello del 1920 degli ufficiali dell'esercito statunitense, laddove c'erano degli ufficiali di bell'aspetto, venivano considerati anche ufficiali affidabili e migliori nelle teorie militari. Uno molto più recente dei giorni nostri invece è quello del cosiddetto fair trade effect, che è diventato un effetto a sé stante, cioè questo effetto alone che deriva sulle dichiarazioni etiche della produzione di qualcosa che porta naturalmente a vedere quel qualcosa come più sano, anche più in qualche modo biologico. Quindi quando si dà un valore, si esprime un valore etico di qualcosa, quel qualcosa viene considerato migliore in tutto. Sempre legato a queste idee di preferenze che cambiano, e quindi idee assiomatiche di preferenze che cambiano, c'è l'effetto esca, il cosiddetto effetto esca, che quando noi, questo anche se sa di magico, quando noi abbiamo due oggetti, due cose, A e B, che possono essere distinte l'una dall'altra in termini di due attributi, dove vediamo A ha un po' più di attributo di 1 e meno di attributo di 2 rispetto a B, che ha più attributo 2 e meno attributo 1, se inseriamo nella scelta un oggetto che possiamo chiamare meno A, cioè qualcosa che sia molto simile ad A, ma un po' peggio rispetto ad A, cambia la nostra decisione. In questo caso, quasi come illusione ottica, ricollegandoci all'inizio della nostra lezione, vediamo che dovendo valutare il cerchio nero lo vediamo molto più grande nel caso in cui è circondato da tanti piccoli cerchi chiari rispetto al secondo caso. Allo stesso modo, quando ci viene offerta una vacanza a Parigi all inclusive o una vacanza a Londra all inclusive, questo è un reale esperimento che viene fatto negli Stati Uniti, e viene chiesto che cosa preferisci, la maggior parte degli statunitensi, i soggetti statunitensi a cui viene posto questo quesito, preferiscono Parigi,
in qualche modo lo vedono forse come un posto più esotico. Nel momento in cui viene inclusa nella decisione anche una Londra mezza pensione, quindi la scelta non è più tra Parigi all inclusive e Londra all inclusive, ma è Parigi all inclusive, Londra mezza pensione o Londra all inclusive, i soggetti cambiano idea e vanno più su Londra. Ora vi prego di fare attenzione, non è lo stesso soggetto che cambia decisione in maniera incapace di mantenere una coerenza nelle proprie decisioni. Quando si parla di esperimenti in campo comportamentale, si parla di decisioni, di esperimenti fatti su grandi numeri, con tantissimi soggetti, ma da diventare significativi, quindi una popolazione molto ampia, dove i soggetti vengono divisi ed esposti a determinati trattamenti. Quindi l'idea è: abbiamo 100 soggetti, 50 soggetti viene posto a 50 soggetti un quesito di questo tipo, ad altri 50 viene posto vengono sottoposti a un quesito di quest'altro tipo, e in questo caso vediamo lo spostamento delle scelte nella popolazione dei soggetti. Quindi nel primo caso viene scelta Parigi, nel secondo caso viene scelto Londra. E questo è anche un altro esempio di effetto ESCA, è quello di Ugly Jerry e Ugly Tom. Nel form A, ad alcuni soggetti veniva sottoposto Jerry, un Jerry un po' più brutto e un Tom, e i soggetti sceglievano Jerry, altri soggetti venivano invece sottoposti con un form B e tra Jerry, un brutto Tom e un Tom bello, veniva scelto Tom. Ecco, quindi in qualche modo si switcha la preferenza. Leggo la chat. Ok, cerco di essere molto veloce e così vi lascio anche un po' di tempo. Cioè, allegato a questo effetto ESCA è l'effetto varietà, in cui noi però quando siamo sottoposti, quindi quando noi dobbiamo scegliere tra delle opzioni, l'introduzione di un'opzione che non c'entra niente ci fa cambiare la nostra preferenza. Ma allo stesso modo, quando le opzioni che ci vengono sottoposte sono tante e iniziano a superare un certo numero, quindi se noi abbiamo la possibilità di scegliere tra 24 tipi di cose o tra 6 tipi, la numerosità delle possibilità ci induce a fermarci, ci porta a bloccare la nostra scelta, ci inibisce in qualche modo. E questo è un esempio molto chiaro, lo abbiamo con le Stan Smith. È stato studiato il modello Stan Smith delle Adidas, veniva prodotto prima soltanto in colorazione verde o blu, poi e aveva un buon mercato. A un certo punto sono iniziati a venire messi sul mercato diversi modelli, sono tutti uguali, Stan Smith, con colori di qualsiasi tipo. La gente ha iniziato a comprarle molto di meno, tant'è che l'Adidas è tornata ai ripari cercando di eliminare tutti i modelli aggiuntivi, tutti i colori aggiuntivi. Qui abbiamo altri esempi su cui passiamo oltre. Questo effetto varietà, questa inibizione indotta dalla varietà che ci viene proposta, ci ha portato a quello che viene chiamato l'effetto compromesso, cioè quando le opzioni sono troppe noi scegliamo sempre la via di mezzo, e in questo modo per esempio nei pub che prima offrivano una birra piccola, una media, una grande, è stata eliminata la possibilità di scegliere la birra piccola e si va soltanto sulla media e sulla grande, cioè si iniziano a diminuire le possibilità offerte in modo tale che la scelta sia più indotta. Nello stesso modo anche nelle porzioni. Riassumendo, non siamo superman razionali capaci di scegliere e sempre massimizzanti la nostra utilità, compiamo scelte e giudizi secondo euristiche che sono delle scorciatoie mentali e che talvolta ci danno risposte approssimativamente corrette, dall'altra invece ci danno risposte sistematicamente fuorvianti.
Che cosa possiamo fare con questo? Possiamo, non so se ho un po' di tempo ancora, finché non mi fermano io vado avanti, perché che cosa possiamo fare con tutto questo? Possiamo trovare un modo per indurre le persone a fare quello che è meglio per loro. Seguendo quello che Richard Thaler, premio Nobel per l'economia del 2017, suggerisce di fare in un suo libro molto importante che si chiama Nudge, è tradotto in italiano e pubblicato appunto da Feltrinelli, La spinta gentile, ed è un libro dove viene molto chiaramente spiegato come possiamo utilizzare le euristiche, i bias a cui siamo soggetti per portare a quella che viene definita, ormai viene chiamata, architettura della scelta, cioè costruire le scelte in modo tale che le persone, proprio perché decidono in base al sistema 1, a volte guidate dal sistema 2, facciano qualcosa anziché altro. La definizione di nudge che si trova in questo libro è qualsiasi aspetto dell'architettura della scelta che modifica il comportamento delle persone in un modo, in un modo che può essere previsto, però senza proibire le altre opzioni e quindi senza modificare coercitivamente il loro comportamento oppure economicamente, quindi senza dare incentivi economici. L'idea è che l'intervento deve essere facile e molto semplice e facile da evitare, quindi deve essere qualcosa che può essere veramente molto leggero per il soggetto. Quindi non rientra nell'idea di nudge il comando vero e proprio, cioè il proibire il junk food per esempio, e invece rientrano tutte quelle forme di cosiddette proprio da Thaler, paternalismo libertario, il concetto quindi di influenzare le scelte in modo da migliorare il benessere di coloro che scelgono secondo il giudizio di coloro che scelgono stessi. Qui ci sono altre idee, l'idea è che il nudge deve necessariamente mutare il comportamento, ma non dell'uomo economicus, cioè non di quell'uomo che del Superman che decide col sistema 2, ma dell'uomo che decide col sistema 1 e il sistema 2 insieme, soprattutto utilizzando il sistema 1, quindi sfruttando paternalisticamente i nostri errori cognitivi. Sempre da ricordare, senza mutare gli incentivi. Quindi le cose di base da sapere per utilizzare nudge è che il nudge deve essere veramente facile da evitare e in genere deve essere talmente facile da poter essere evitato anche soltanto con un click del mouse, come si dice, perché molto viene utilizzato all'interno della rete e nelle scelte mediate da computer, e deve essere anche, in qualche modo, deve migliorare il benessere dei soggetti che sono indotti e spinti gentilmente in una direzione. Quindi ci sono dei valori molto etici in questa percezione, ecco perché io mi sto occupando molto di nudge, mentre lavoro anche ad Ethos, l'osservatorio di etica pubblica della Lewis Business School, perché chiaramente indurre le persone a fare delle cose usando dei bias che loro utilizzano nelle scelte necessariamente induce delle considerazioni etiche molto importanti. E qui ci sono vari esempi di quando possono essere utilizzati dei nudge e vengono già utilizzati dei nudge, vengono modificati in continuazione a seconda delle varie necessità. E qui ci sono alcune regole di base dell'architettura della scelta,
cioè la possibilità di avere opzioni di default, le campagne informative di comunicazione istituzionale che devono essere mirate a fare in modo che le persone percepiscano alcune cose e magari non altre, o almeno che altre passino in secondo piano, ma che possano essere sempre approfondite, incentivi alla virtuosità, cioè come indurre le persone a fare delle cose mirando sul loro senso di reputazione, e semplificazioni per le azioni virtuose, quindi rendere ciò che è buono più facile, quindi non solo possibile, ma anche facilitare il comportamento giusto, e dare delle informazioni sugli altri, sui vicini, sempre per quest'idea reputazionale, quindi un riconoscimento sociale da parte della società, e introdurre i cosiddetti filtri di civiltà, cioè far capire che alcuni comportamenti sono meglio di altri, con un disclosure e un modo di divulgazione molto mirato. Ora, questo è in generale, e in generale vengono utilizzati per questo, in particolare per creare delle architetture, delle scelte, dei framing, quello che vi dicevo, la seconda idea della la seconda diretta conseguenza della prospect theory è l'effetto incorniciamento, cioè l'idea che due formulazioni di un problema logicamente equivalente, due problemi logicamente equivalenti, fanno sì che gli agenti scelgano opzioni diverse a seconda della formulazione. E questo è quello che chiamiamo framing effect, che si lega moltissimo, sempre come l'endowment effect, all'avversione alle perdite. Noi non vogliamo perdere, e quindi se un problema ci viene posto come una possibilità di perdita piuttosto che una possibilità di vincita, anche se il problema è logicamente equivalente, noi tenderemo a scegliere in un modo quando ci viene posto come perdita e in un altro modo quando ci viene posto come vincita. Qui c'è un esempio che, se volete, vedete da solo. In genere vengono utilizzati questo framing anche per l'attribuzione, vuol dire 75% magro immaginato o 25% grasso, e una operazione può dare possibilità di sopravvivenza o possibilità di morte. L'utilizzo di alcuni condom, alcuni preservativi anziché altri, può essere visto come l'efficienza oppure la non efficienza in altri casi. Insomma, in qualsiasi modo, basandosi sul framing del goal, cioè dell'obiettivo, trovare il modo in cui è più probabile che una donna, per esempio, esamini il seno quando le viene data un'informazione che mette in evidenza le conseguenze negative del non farlo, o informazione che mette in evidenza le conseguenze positive del compiere questo atto. Chiaramente, dando le conseguenze negative, si crea più paura e quindi si tende ad agire in maniera molto più solerte. Ricapitolando, abbiamo delle illusioni ottiche, ma anche delle illusioni cognitive, e questo è dovuto al nostro sistema 1 e sistema 2 nei processi decisionali, che vanno a giocare appunto sul nostro essere homo economicus, che decide lentamente, ma homo sapiens, che utilizza entrambi, sia il sistema 1 che il sistema 2. Nel sistema 1 sono comprese quelle che noi chiamiamo euristiche o bias, che hanno un valore evoluzionistico adattivo, ma ci portano anche, appunto, come euristiche, a degli errori sistematici. Abbiamo visto quella di ancoraggio, di disponibilità e di categorizzazione, e gli effetti default, di framing, endowment, alone e così via, che derivano da questi bias, ma ce ne sono molti altri. E infine l'idea di nudging, cioè del paternalismo libertario, che ci permette di iniziare a creare situazioni di scelta in maniera molto precisa e scientificamente motivata, che si chiama architettura della scelta. Diciamo che abbiamo fatto, siamo andati un po' oltre, ho cercato di andare il più veloce possibile. E c'è qualcuno che... Sì, grazie Francesca. Sì, se ci